Ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo, si è ristretta la macchina, è diventata una due posti, due posti secchi. Ragazzi, Smart in allestimento Brabus. Bravo. Giusto, ma Alessandro, abbiamo Alessandro qua a fianco a me, il proprietario della macchina. Alessandro, spiegaci un po' di che cosa gli hai fatto a questa macchina. Allora, ho fatto il pedal sprint. Oh, prima cosa. Prima cosa. Prima cosa. Poi centralina e scarico. E scarico, ragazzi, ve la faccio vedere dietro. Guarda che è bellissima. Cioè, ragazzi. E questa già cammina di su. No, cammina, ragazzi, cammina. Questa è la 453 di Smart, giusto? 453. Con questa qua l'avevamo già montata su un'altra che era cabrio, ma non era, diciamo, preparata come la tua. Era un originale, ovviamente ha fatto un cambiamento da così a così, dal giorno alla notte. Adesso noi usciamo in test drive, facciamo la prova e mi dici la tua. Dai, andiamo, Sandro. Ma che macchinina qua, guarda. Ma anche dentro, ragazzi, cioè, a che allestimento? Full. Cioè, più di così non puoi mettere, c'è tutto dentro qua. Tutto, tutto. Tutto l'impossibile immaginabile, ragazzi. Anche impianto GDL originale. Ragazzi, bomba. Abbiamo cambiato location, adesso la gente se ne accorge. Siamo dall'altra parte. Ragazzi, ma è tutto top secret per il momento. Con Sandro avevamo un appuntamento da tempo. Torniamo indietro, Sandro. Perfetto. Sandro, mi passi il cellulare così ti faccio giocare. Giochiamo un po'. Perfetto. Eccoci qua. Adesso dove qua il semaforo andiamo a destra. E ti faccio provare. Partiamo da Comfort, Sport e Race. Ok. Ragazzi. Chilometri. 29.000. Beh, no. Sai che ieri mi hanno chiesto, Jerry, ma se monti il pedal sprint si rovina il motore. Ma io non so più come rispondere alla gente, te lo giuro. Ho detto, ma per piacere. Appena finiamo qua il dosso ti chiedo poi di rimanere costante col pedale, Sandro, così ti faccio, te lo metto già in comfort. Tac. Tira su un pelino il finestrino, Sandro, così non sentiamo il frusci. Aspetta, piano. Prova a accelerare. Senti? Va molto bene. C'è una bella risposta. Molto bene. Adesso ti faccio fare due rotonde, così con partenza da fermo che è meglio. Diciamo che è quella che mi interessa di più. E la partenza. Sì, gira ancora, che andiamo di là. Sì. Facciamo un po' di rettilineo. Esatto, usciamo di qua. Comunque si spettano qui. Siamo un momento di silenzio che Sandro deve capire bene. Sta valutando come la situazione, cosa sta succedendo. Molto bene, Sandro, lì ce l'abbiamo in sport, ce l'abbiamo ancora uno stage in più da fare poi. Qua andiamo tutto a sinistra e andiamo giù di là. Sì, verso il casello dell'autostrada, che abbiamo qualche un pezzo di rettilineo e usciamo un po' dal traffico. Perché cosa serve? Praticamente per uscire fuori dalla rotonda, per essere più veloce. Essere più reattivo. Più reattivo, cioè che poi dopo la velocità massima ovviamente non conta. Senti come canta sta macchina, oh. Porca miseria. Sentila, come tira.
di che la Smart non vanno? Come no? Porca miseria! Poi dicono che la 71 kW non va un cazzo. Mizzega! Andiamo qua a destra. Adesso poi così, andiamo piano un attimo. Ok, dritto di qua. Così è spento. Hai visto come ha fatto? Se ne è scesa. Rimane un pelo accelerato. Cioè, per cambiare tu devi essere un po' accelerato. No, io te lo faccio fare per farti vedere la differenza. Sì. Adesso Sandro qua tutto a sinistra. Ti faccio vedere solo la differenza. Dopo tu puoi cambiare anche tenendo accelerato, eh. Cioè, andiamo tutti qua. Qua abbiamo un rettilineo, Sandro. Qua non ci sono, non c'è niente. Che poi dopo cosa fa il pedal sprint? Adesso tu la stai tirando, ma lui lavora dai 1000 ai 3000 giri. Quindi sì, lui dopo i 3000 lui si spegne perché non è una centralina motore, ovviamente. Certo. Tutto lì. Però prendi, facendo così, prendi prima velocità. Arrivi prima da un punto A a un punto B. Ma infatti la sento che... È più slegata. Va su meglio. Va su meglio. Adesso torniamo indietro, Sandro. Torniamo dove eravamo prima. Che non posso dire neanche il nome dove eravamo. Eravamo in un punto A e adesso andiamo in un punto B. Esatto. Sì, si sente. Si sente? La senti a pedale, eh? Figa, lo senti subito, appena tocchi il pedale. Come tocchi il pedale? Dai. Ragazzi, questa qua ha 71 cavalli, giusto, originali. Più o meno quanti ne avrai adesso? Con la mappa, 80, 81, una decina. Mi ha detto che ne prendeva 7-8. 7-8, ho esagerato. Io l'ho sentita la differenza. Però si sente tanto con la mappa, eh. Ho provato con la macchina di un mio amico a pari a fianco. Ciao! Non lo vedo proprio. Non lo vedi proprio. Qua andiamo a destra. E noti anche nel cambio marce, più veloce, più reattivo, come la... Il cambio marce è... Ti sembra uguale? No, forse appena più lunghe. Appena più lunghe, tutto a sinistra. Ma comunque avendo fatto la centralina... Sì. Però nei bassi e in partenza la sento che va via meglio. Non ha quel buco che in partenza... Che aveva prima, diciamo. Ti dà fastidio proprio. E tu pensa su quello originale, completamente originale. Vabbè, lo sapevi, l'hai avuto. Originale è uno schifo. È uno schifo, sì. Fa schifo veramente. Cioè, la partenza veramente da fermo. Cazzo, deve fargli capire che ti stai accelerando. Devi scendere e spingere. Sì. E se c'hai un po' di salita. No, se sei in un momento che magari dici ce la faccio uscire, però se si imballa, sì, non esci. Esatto. E ti arriva la macchina davanti. Esatto, qua andiamo a destra. Esatto. Allora Sandro, senti che appena, appena tocchi, esatto. Ma che bella. Quindi Sandro, tu cosa dici? Consigli il pedal sprint? Sì. Allora, per la mia esperienza che ho avuto sulla Smart, lo consiglio al 100%. È una cosa che poi sinceramente è meglio farlo su una macchina senza centralinata, perché senti di più la differenza. Sì. Perché quando non fai la centralina con la macchina originale, si sente ancora di più la differenza. Perché il mio amico che ce l'ha su... Lui la sentirà, sì. Molto di più. Me ne sono accorto tanto. Sì. Poi quando fai la centralina, comunque già la centralina ti aiuta, in più questo ti aiuta nei bassi. Sì, esatto. E nei bassi purtroppo... La centralina non può andare ad agire così in basso, ecco. Non arriva ad agire così in basso. Esattamente, per quello che diciamo sempre, ragazzi, se ce l'avete mappata, potete montarlo tranquillamente, anche se avete un modulo aggiuntivo. Lo devi mettere, perché comunque... lo devi mettere, esatto. Certo, se arrivi appunto di spendere quei soldi... Sandro, entra pure dentro del cancello. Perché comunque devi farla per forza. Sì. È un bello upgrade per completare l'opera, diciamo, mappatura o modulo aggiuntivo, pedal sprint in abbinato, in così hai anche l'antifurto, ma sì, in più. Esattamente. E più di così si muore, ragazzi, veramente. Cioè, no. Non è perché te lo dobbiamo vendere per forza, cioè venite a provarlo, ragazzi, una volta che se lo provi non lo togli, perché comunque ti toglie quei buchi che vuol dire tanto. Esatto, vuol, ragazzi, dire tanto. Ormai abbiamo su 270 video su YouTube, quindi su ogni tipo di auto ci sono tante MG e tante DR, ma perché ovviamente quella macchina soffre
particolarmente in basso. Nei bassi. Dei bassi giri da DR, l'MG soffrono tantissimo. Monti il pedal sprint e gli dai una mano. Ma sì, una sì. mano, una bella mano. Una bella no, mano. La senti proprio che è più brillante e va via bene. Ragazzi, l'MG stavo dicendo. Brabus. La Brabus Smart 453 l'abbiamo pepata, l'abbiamo sprintata. Sandro, questo te lo lascio a te. Okay. Buon divertimento. Grazie. Con il pedal sprint. Se vuoi sentire il tuo amico che ce l'ha originale. No, adesso gliela farò provare stasera o domani, perché veniva subito a provarla, perché è già tre volte che mi chiama. E... ragazzi, da un cliente ne salta fuori un altro, da un altro salta fuori un altro. Cioè, è bello anche il passaparola alla vecchia maniera. Certo. Tu dici, cazzo, l'ho montato, vieni a provarla sulla mia, che abbiamo la macchina uguale. Vuol dire tanto il passaparola, perché uno comunque si fida di una persona che l'ha provato e ce l'ha su. Esatto. Siamo sempre lì. Esatto, Sandro. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Sandro, saluto, grazie mille per la fiducia, grazie mille, e ci sentiamo prossimamente, io e te poi ci sentiremo, questo è lo Top Speed, allora, scusate un attimo, lui ha schiacciato qualcosa, questo puoi acquistarlo, è lo scatto da 0-100, ti calcolo lo scatto da 0-100, tu lo compri, per dire, tu vai su acquista, ti faccio vedere come si fa, acquista, ti manda sul sito di Pedal Sprint, facciamo vedere in diretta. Sì, tipo cancella con la X quello. Aspetta, che c'è il dito. Ok, vedi? Quanto costa? Saliamo su. 9,90. Per sempre. Per sempre. Tu lo compri, ti arriva una chiave di licenza via mail, tu la inserisci praticamente dove eri prima, torna indietro, nella schermata di Pedal Sprint. E... ci ascolta, c'ho l'iPhone, ma... torna indietro. Qui ecco. Esco. Apri Pedal Sprint. Ok. Ok, facciamo vedere un po' tutto. Tempo che si collega. Fai così, cancella tutte le app. Sì, perché ce ne avrò aperte. Quando ne sono aperte tante, poi qua fatica. Sì. Ragazzi, bisogna cancellarne un po', perché sennò va, anche se è un iPhone. Io non apro niente. Ecco, PS, che quando ti capita che sei così, schiacci Pedal Sprint, che è questo. Pedal Sprint. Ok. È in 5G qua, pensa a te. Fa fatica a entrare, so già. È per quello? Quando sono collegato in 5G fa fatica a entrare. Vabbè, niente, ragazzi. Non capisco il perché, che io non ho l'abbonamento in 5G. Però. Ma neanche io. Adesso da qui c'è il 5G e ho fatto fatica anch'io. Se rimango in 4, problemi in 4G, non ce ne sono. E 5G c'è questo problema. Ragazzi, vabbè, niente. Comunque, quando aprirai, che si apre in Pedal Sprint, ritorni ancora a schiacciare l'icona dove c'è la bandierina, metti quei 13 caratteri che ti mandano via mail. Per fare quella. Per fare l'accoppiamento. L'accoppiamento, okay. Ragazzi, qua siamo in 5G e no, purtroppo non li apre l'app. 5G. Appena si sposta da qua, di là l'aperta subito. Di là l'aperta subito, qua, sì, esatto. Qua fa schifo. Va bene, Sandro, grazie ancora. Buon. Ciao, caro. Ciao, ragazzi, alla prossima. Iscrivetevi al canale, state aggiornati. Che venerdì sera farò una live dedicata a delle domande dei clienti, botta e risposta. Perché la gente vuole sapere tutte le informazioni, tutto quello che mi dicono al telefono ve lo faccio sapere in live, botta e risposta, tipo 20 minuti di live in 20 minuti, così stringiamo i tempi. Ragazzi, alla prossima. Ciao Sandro, grazie. Ciao.